Ma altre orecchie seguono la conversazione, quelle dei poliziotti. Il telefono di Marcello Dell'Utri è sotto controllo nel quadro delle inchieste antimafia. Ci siamo procurati questo documento. Pronto? Pronto? Cedo. Eccomi. Allora, Vittorio Mangano. Che succede? Ha messo la bomba. Non mi dire. Sì. E come si sa? Da una serie di deduzioni per il rispetto che si deve all'intelligenza. Ma è fuori? Sì, è fuori. No, non lo sapevo neanche. E questa cosa qui, da come l'ho vista, fatta con un chilo di polvere nera, una cosa grossissima. Ah. L'ho fatta con molto rispetto, quasi con affetto. Ah. È stata fatta soltanto sulla cancellata esterna. Ah. Ecco, secondo me, come un altro, manderebbe una lettera o farebbe una telefonata. Viene sulla bomba. Alla Mangano. Sì, sì, sì. Un chilo di polvere nera, cioè proprio il minimo. Sì, sì. Cioè proprio come dire, vi faccio sentire. Sono qui presente. Sì. Uno è madre, ma la raccomandata, caro dottore. E lui mi ha messo una bomba. Che non sa scrivere. La vita, la Roma. No, ma io glielo ho detto anche i carabinieri. Mi avete telefonato, io 30 milioni di catalizzatissimi. Come 30 milioni? Come? Io poi noi lo arrestiamo, gli dico, no, giù per 30 milioni. Poi abbiamo circondato la villa, no?